Giovanni Fidanza nacque a Bagnoregio, in diocesi di Viterbo, nel 1218. Bambino fu guarito da San Francesco, che avrebbe esclamato: «O buona ventura!» Gli rimase per nome, ed egli fu davvero una buona ventura. Studiò a Parigi e, durante il suo soggiorno in Francia, entrò nell'ordine dei frati minori. Insegnò teologia all'Università di Parigi e fondò intorno a sé una reputatissima scuola. Nel 1257 venne eletto generale dell'ordine francescano, carica che mantenne per 17 anni con un impegno al punto da essere definito secondo fondatore di tutto l'ordine. Scrisse numerose opere di carattere teologico e mistico, ed importante fu la Legenda Maior, biografia ufficiale di San Francesco, a cui si ispirò Giotto per il ciclo delle storie di San Francesco. Fu nominato vescovo di Albano e cardinale. Partecipò al Concilio di Lione che, grazie al suo contributo, segnò un riavvicinamento fra la Chiesa latina e la Chiesa greca. Proprio durante il Concilio morì a Lione il 15 luglio 1274.